A Milano, presso l'Hotel Gallia, si è svolta la quinta edizione del Premio Giornalistico L'attendibile. Quest'anno la Fondazione F.IR.M.O. ha attribuito un premio congiunto fuori concorso al medico e giornalista Luigi Ripamonti. Nella scienza non esiste democrazia, non può avere albergo democrazia, nella scienza non ha ragione la maggioranza, nella scienza ha ragione chi porta prove solide e ripetibili. Consiglio di considerare bene i toni di chi scrive, consiglio di considerare, ripeto, a che fonti si ispira e consiglio di non fidarsi troppo di chi dice la propria opinione. Nella scienza la propria opinione non conta nulla. Io sono convinto che ognuno di noi divenga le parole che ascolta. È importante scegliere quali parole ascoltare. Il premio L'attendibile è dedicato ai giornalisti che si impegnano per un'informazione chiara, corretta e super partes. Ci troviamo di fronte a un'invasione di professionisti della bugia. Lo spettacolo prevale e per 3 secondi di celebrità si devono dare delle notizie false o comunque prive di attenta ricerca scientifica. Quindi è importantissimo questa attività. Per la Fondazione F.IR.M.O. questo premio rappresenta l'inizio di un'importante collaborazione. Latte e latticini sono infatti gli alimenti più ricchi di calcio. Noi comunichiamo comunque sulla salute dell'osso e comunichiamo sull'introito di calcio giornaliero. Quindi questa collaborazione che nasce quest'anno vedrà sicuramente uno sviluppo non soltanto per quanto riguarda il premio giornalistico, ma anche in altre aree, soprattutto relative alla ricerca e degli alimenti importanti per la salute dell'osso, con Assolatte, che è per noi e diventerà un'organizzazione di riferimento in campo alimentare.